visita e cerimonia di conferimento di una medaglia ieri a Montecitorio, in particolare alla Camera dei Deputati, per Irene Tassetto, la madre vicentina di Caldogno, il cui gesto amorevole verso il proprio figlio suscitò non solo il plauso in tutta Italia, ma anche sincera commozione. Nell'estate 2022 la donna di 59 anni donò un rene al figlio malato, giovane di 24 anni, affetto da una patologia dell'apparato urinario, sì, dalla nascita. Non esitò nemmeno un minuto ad accettare di sottoporsi alla procedura, come lei stessa ammise lo scorso mese di luglio, nei giorni successivi all'intervento avvenuto al San Bortolo di Vicenza, dopo che i medici le prospettarono la possibilità dell'espianto di rene e successivo trapianto al figlio. Ad accompagnarla, tenendola per mano ieri proprio il figlio Matteo, di fatto salvato dall'atto d'amore di chi lo ha messo al mondo, dopo che un anno prima, nel 2021, il problema si era presentato e l'unica strada percorribile era quella di un trapianto in tempi rapidi. A mettergli al collo una medaglia d'argento il presidente della Camera, il politico veneto Lorenzo Fontana. La premiazione ufficiale di Irene Tassetto, programmata per mercoledì 10 maggio, non a caso era stata inserita nell'ambito delle iniziative in vista della prossima festa della mamma, che cadrà il 14 maggio. Ringrazio il cielo e tutte le preghiere e quanti mi hanno aiutato, ha detto la mamma. I medici e il personale di Vicenza sono stati fantastici, mi hanno incoraggiato e sostenuto, li considero membri della mia famiglia.